Buonasera a tutti. Io sono Stefano Costa e vengo da, come supporter FSFE del gruppo di Milano. Vale a dire, perché qualcuno me l'ha già chiesto fuori, io non sono un rappresentante ufficiale di FSFE, ma ne condivido gli scopi, i principi, ma non lo rappresento legalmente in questa sede. Aperta e chiusa parentesi. Allora, cosa ho fatto per essere qui? Sono un programmatore professionista nel 1987, quindi tanto tempo. Potrei dire troppe cose, ma la faccio corta. Quanti di voi hanno come operatore di telefonia mobile Vodafone? Alzino la mano. Vediamo un po'. Oh, poca gente. Io ho fatto, voi potete fare telefonate o riceverle, grazie in piccola parte al codice che ho scritto io per il fornitore di apparati di rete che usa Vodafone. Quindi un pezzo di me è dentro la rete Vodafone, letteralmente. Sono qui però per il periodo di lockdown, perché durante il lockdown ho cercato di studiare l'intelligenza artificiale perché volevo entrare in questo comparto. Non ci sono riuscito, ma come il karma tutto torna, sono qui a parlarvene. Quindi, ha saltato una slide. Nulla, qui la faccio breve, perché ormai avete sentito tutti i precedenti. L'intelligenza artificiale è qualcosa che è orizzontale, coinvolge tutto, coinvolge tutti, nel bene e nel male. Quindi anche il male potrebbe essere tanto grande quanto il bene, quindi i problemi che ne derivano pure. E qui andiamo al punto debole dell'intelligenza artificiale. Qual è il punto debole? Sono io, siete voi, siamo noi. Perché adesso vi faccio degli esempi pratici. Lo studente che fa la ricerca sui sumeri, lo chiede all'intelligenza artificiale, che gli spara un pippone in cui mette dentro anche gli assiro-babilonesi, lo studente copia e incolla tutto senza guardare, lo consegna alla prof, e la prof gli dà un votaccio perché c'è della roba che non serve. Oppure, un avvocato che fa la memoria difensiva per il suo cliente, con l'intelligenza artificiale, copia e incolla, dà tutto alla segretaria che lo batte in fogli di carta bollata, peccato che il risultato sia invalido, e il giudice poi emetterà un verdetto che non sarà negli interessi dell'interessato. In pratica il problema siamo noi. Per usare uno slogan molto antico, molto vecchio, pubblicitario, la potenza è nulla senza il controllo. Se noi abdichiamo il controllo dell'intelligenza artificiale, ci facciamo solo del male. Questo è il messaggio che voglio dirvi, e questo è come mai ho intitolato queste slide in questo modo. Perché occorre tanta buona volontà per capire che il punto debole siamo noi, e non la macchina, l'intelligenza artificiale. Siamo noi. E ce ne vuole, da sicuro, di buona volontà per ammetterlo. Quindi è un cammino lungo. Cosa c'entra FSFE in tutto questo? FSFI, diciamo la mission, il suo obiettivo è quello di dare la cosiddetta freedom to tinker, che tradotto vuol dire libertà di pasticciare, di fare quello che voglio con le cose, compresa l'intelligenza artificiale. Per cui open source, benissimo, perché posso prendere i sorgenti, modificarle, fare quello che voglio io, e possono diventare qualcosa per aumentare le mie libertà di espressione, di parole, artistica, quello che volete voi. Questo è l'obiettivo fondamentale degli FSFI, ma come implementarlo nel mondo dell'intelligenza artificiale non è né banale né scontato, per i motivi che vedremo fra un po'. Adesso voglio farvi vedere un po' sotto il cofano come funziona, in maniera un po' più light rispetto ai miei predecessori. Ci sono tre pilastri, come vedete qua: reti neurali, tensori e statistica. Un po' di matematica, ma non troppo, non vi preoccupate. Allora, cos'è una rete neurale? È un insieme di neuroni artificiali. Un neurone artificiale è questa pallina qui. Ha dentro uno più input, uno più output, tutti uguali tra di loro. Sono tutte copie di dati. Dentro quella pallina c'è una regola molto semplice che viene eseguita ogni volta che un input arriva e produce un output. Basta. Tutto qua. Esempio pratico. A me piace quel colore blu azzurrino, voglio fare un neurone artificiale che riconosce quell'azzurro carta da zucchero, benissimo.
In input metto un numero che è 0,1, che è il livello del blu. Per me quel blu è 0,4. Dentro c'è un programma che dice l'input è uguale a 0,4, quel blu è quello lì. Benissimo. Questo è già un esempio molto primitivo, ma buono. E se io ho due occhi invece che uno? Copio. Copio e riutilizzi come mattone fondamentale quello che ho già fatto prima. Professionalmente parlando, viene fatta così alla fine. Io ho una biblioteca di neuroni già definiti e li compongo nella maniera che mi serve, e cambiando solo quei numerini che si chiamano parametri. Per darvi un'idea molto spannometrica, ChatGPT si dice che abbia 3-4 miliardi di parametri, cioè 3-4 miliardi di quei numerini lì da cambiare. Questo ne ha solo 3. Come fa la rete a imparare? Voi quando andate a scuola, no? Cioè io e i miei figli, cosa dico? Cosa ho imparato oggi? Se vedo che il loro comportamento non è cambiato da un giorno all'altro, vuol dire che non hanno imparato niente, giusto? Perché se io dico qualcosa a te, guarda, non fare quella roba, tu la rifai comunque, non hai imparato nulla, giusto? Quindi imparare vuol dire cambiare. Cosa fa in un modello di questo tipo? Cosa vuol dire? Che io cambio i parametri. Imparare significa, per una rete neurale, cambiare i parametri. Non vi dirò come, perché c'è tutto un sacco di matematica dietro, ma lo spirito è quello. Come si fa a fare un compito complesso? Si aumenta la dimensione, il numero dei nodi e come sono collegati fra di loro. Così facendo si implementano tutti i compiti che si vuole. I cari ChatGPT e compagnia sono dei collage enormi di reti neurali che fanno compiti semplici, una collegata all'altra, con copia e incolla, e veramente fanno così, non sto scherzando. Secondo pilastri, tensori, questo siamo ad algebra superiore qui. Nessun problema, giusto? 3 più 2 uguale 5. Questa è una piccola estensione, anziché un numero, una lista. Io sommo il primo della prima lista col primo della seconda lista, il secondo col secondo della seconda lista, e ottengo 5,5. Non penso sia difficile, no? Estendiamolo ancora, con una tabella invece. Però il principio è sempre quello. Non cambia nulla, semplicemente ci sono righe e colonne. E se lo porto alla terza dimensione, cioè ho un insieme di tabelle che somma un insieme di tabelle, questo signore qui si chiama tensore. Allora, come mai la libreria più famosa di intelligenza artificiale si chiama TensorFlow? Perché usa e implementa questi. Ma in realtà, vi ho preso in giro, sono tutti tensori. I numeri che noi usiamo per fare la spesa, cioè la prima riga, è un tensore di ordine 0. E quella lista è un tensore di ordine 1, che si chiama vettore. Vabbè. La tabella, che si chiama anche matrice, è un tensore di ordine 2. Quello che vedete che sono tensori, sono tensori di ordine 3 e così via. Sono tutti tensori in realtà. Aneddoto. Quando io ho fatto l'esame alla facoltà di matematica discreta, c'era il mio compito era trovare una soluzione al sistema di tensori. Tra queste soluzioni ce n'era una che io ho scartato inopinatamente, che era un tensore di 0 righe e 0 colonne. Quando ho portato il mio lavoro alla prof, lei mi ha detto no, un tensore di 0 righe e 0 colonne, ma è sempre un tensore come tutti gli altri. Quindi se voi quando uscite da questa sala non mi dite che quando fate i conti per fare la spesa utilizzate un tensore di ordine 0, non vi faccio uscire. Io ho preso 24, avrei potuto prendere 25. Ma tutta sta roba, attimo, la musica mi pompa, come la usano l'intelligenza artificiale? I tensori sono essenziali perché indipendentemente dalla forma della rete neurale mi mappano sempre un tensore che ha tot righe e tot colonne in questo caso.
indipendentemente da come sono connessi i neuroni artificiali fra di loro. Questa è una grossissima sollievo, perché altrimenti avrei dovuto fare un programma che teneva traccia delle connessioni fra i neuroni, che è un delirio, veramente. Così invece io posso calcolare facilmente tutto e soprattutto posso usare le GPU per velocizzare i calcoli. È un grosso, grosso, grosso sollievo. Qui arriviamo al punto che ha reso il salto di qualità il signor ChatGPT e compagnia. E grazie alla statistica che abbiamo avuto il grosso salto qualitativo. Quindi questo è particolarmente importante oggi. Dobbiamo introdurre però dei concetti un po' astratti. Ecco. L'inferenza, sto parolone qui, allora in realtà tutti inferite, io sono sicuro. Quando voi fate la spesa su un sito di e-commerce qualsivoglia e ad esempio volete cercare un paio di scarpe, ma non le avete mai provate prima, quando voi scegliete un paio di scarpe così, in questo modo, voi inferite che quelle scarpe sono quelle che vi piacciono a voi, che vi vanno bene. Cioè voi avete fatto una supposizione, no? Perché non l'avete provate. Voi pensate, inferite, che quel paio di scarpe andrà bene per voi. Questa si chiama inferenza, nessuno lo dice. Però inferite tutti. Esattamente come i tensori li usano tutti, ma non lo sanno. L'inferenza statistica è un concetto un attimino superiore a questo. Cioè, io ho un insieme finito, cioè con pochi elementi dentro, questo insieme è rappresentativo di un insieme più grande, cioè mi fa desumere delle proprietà che sono contenute nell'insieme più grande. Facendo così io faccio un'inferenza statistica. Il problema qual è? Che molto spesso si fanno delle inferenze sbagliate. Io dico in questi casi che non sono inferenze statistiche, ma sono scemenze statistiche. Finisce sempre in inferenza, ma è un'altra roba. Ci sono due modi per confezionare questo insieme di partenza, eh? E tutte e due vengono usate attivamente da ChatGPT e compagnia. Uno di questi è il campionamento, cioè io prendo a caso degli elementi e li metto dentro. Un altro caso invece, che viene usato soprattutto quando vivete sul telegiornale le statistiche, si suppone che le proiezioni di voto sono 20% a questo, 22% a quell'altro, sono invece le rappresentative. Cioè che gli elementi di questo insieme di partenza vengono scelti in base a un criterio predeterminato e non a caso. Però qual è il problema? Che le inferenze statistiche che io posso fare da questo insieme sono differenti e le conclusioni che posso trarre pure. E bisogna stare attenti a non mischiare le inferenze legali fatte da un caso con quelle dell'altro. Ma noi siamo sicuri che ChatGPT fa sempre così? No, non siamo sicuri. Purtroppo dobbiamo, tra virgolette, fidare. Ecco. Come usa la strategia? Come mai ChatGPT fa quello che fa? Ad esempio parla in italiano, in inglese, in cinese, in quello che volete voi. Lo fa tramite modelli statistici. Come fa a produrre una frase in italiano? Come fa a accorgersi che noi parliamo in italiano a rispondere in italiano? Lui semplicemente conta le parole, che si chiamano token in realtà, le confronta con un dizionario, se supera determinate soglie sceglie quella lingua per rispondere. Tutto qua. Per produrre la risposta, invece, utilizza un modello ancora diverso. Lui dice, ha una rappresentazione statistica delle regole grammaticali. Sa che la probabilità di una parola ne segua un'altra, segue un certo modello. Noi non pensiamo alle frasi così. Noi facciamo, a scuola ci hanno insegnato, no? Soggetto, verbo, complemento, oggetto. Noi parliamo così. ChatGPT e compagnia non parla in questo modo. ChatGPT e compagnia parlano con dei modelli statistici. Loro seguono una tabella preordinata di probabilità. Basta.
ma non sanno nulla della grammatica, non sanno nulla dell'italiano, del francese, del vietnamita, di quello che volete voi, nulla. E qual è un altro problema della statistica? Che dipende dall'insieme di dati che scegliete per fare le inferenze, banalmente. Se l'insieme di dati non è rappresentativo di una certa realtà, oppure nel caso dell'insieme a campionamento non è sufficientemente casuale, sorgono dei problemi. Quali sono questi problemi? Solo che, ad esempio, io ho un certo tipo di orientamento. Perché ho scelto questa immagine? Perché è del video Paraocchi, della canzone Paraocchi, no? Quando il campione ha sempre un certo determinato tipo di orientamento, che vuol dire che orienta la scelta del modello verso determinate realtà. Esattamente come il paraocchi che si mette al cavallo. Quello che vede il cavallo è corretto, ma vede solo una parte della realtà. L'effetto è lo stesso nell'intelligenza artificiale. E questo cosa significa in pratica? Significa che la cara intelligenza artificiale non mi potrà mai e mai poi dare informazioni sempre corrette. Perché statisticamente parlando ci sarà sempre, sempre un intervallo di probabilità. Sarà, se va bene, al 98% corretto o al 2% sbagliato. Questo vuol dire che su 100 domande che gli faccio, due me le canna. Come faccio a sapere se sono quelle nel 98% fortunato o nel 2% sfortunato? Non lo so. Non lo so. E questo è un invito a voi, e questo è un altro dei motivi per cui ci vuole tanta buona volontà, che bisogna controllare le risposte che ci dà. Altrimenti ricadiamo nel discorso precedente. Non saremo in grado, non siamo in grado di gestirla questa potenza. Ancora utilizzando lo slogan, la potenza è nulla senza controllo. Se io abdico il mio ruolo di controllo e do tutto il controllo all'intelligenza artificiale, ho già dato via tutto. Ma tutto. E questo è il più grosso problema dell'intelligenza artificiale. Siamo noi il problema. Non è la macchina. Siamo noi. E questo, io so che è la slide più difficile da digerire, da mandare giù, perché ognuno di noi fa comodo far così, nel senso che cut and paste, un secondo e via, ma è estremamente pericoloso, perché non sappiamo se siamo in quell'X% fortunato o sfortunato, e non lo sapremo mai. Il modello migliorerà col tempo, sperabilmente, ma non darà mai e poi mai il 100%. Scordatevelo, se va bene arriviamo al 98, ma di norma siamo più sul 94, giusto per dare un'idea. E su certi argomenti che hanno un insieme di base molto piccolo, siamo molto più di questo, ma molto. Quindi attenzione a interpretare correttamente la soluzione che vi viene data, perché non ci sono garanzie e non ne mai ne avrete. Quindi questo è il messaggio che vi voglio dare, al di là della definizione matematica, di quello che ci sta dietro come concetto, che sarebbe anche interessante sviluppare, è estremamente importante che abbiate questo tipo di coscienza, perché senza di questa veramente si aprono scenari brutti, ecco. No? Perché... ad esempio, se il vostro capo ufficio diventa un'intelligenza artificiale e questa intelligenza artificiale non è stata trainata bene, avrete determinati problemi, no? Chi lavora sotto questo nuovo capo avrà dei problemi, no? Ma anche se lavorasse sempre bene avrebbero degli altri problemi, perché la macchina è molto più efficiente degli umani, quindi noi saremmo sempre sotto, tra virgolette, no? È per questo che occorre molta attenzione in questo tipo di, nell'applicazione di questo tipo di modelli. Un altro tipo di problema è il cosiddetto allineamento. Cosa vuol dire? Io quando progetto una macchina, un'automobile,
la progetto in base a determinati parametri, deve andare almeno a 150 km orari, deve consumare non più di tot, deve avere un peso massimo che non superi un certo peso e così via. Il problema è che le reti neurali e i modelli statistici non si prestano bene a questo tipo di impostazione. Le reti neurali, da un punto, specialmente se sono molto grandi, hanno un'inerzia elevata al cambiamento. Quindi è difficile farli cambiare direzione. I modelli statistici hanno altri tipi di problemi, per cui è impossibile fargli cambiare, tra virgolette, direzione. O cambi dataset o niente. Questo, l'insieme di queste due cose determina dei problemi di allineamento. Cosa vuol dire? Io come faccio a garantire che il ChatGPT e compagnia non mi insulti mentre gli faccio le query? L'unico modo che è stato fatto, che so che è stato implementato per evitare questo tipo di condizione, è mettere in fondo alla catena un tappo per cui controlla che nell'output non ci siano certi token. Punto. Perché i progettisti stessi hanno dovuto ammettere che era impossibile fare diversamente. Però questo significa che dei modelli di intelligenza artificiale in domini più ristretti devono anche avere loro un tappo. Ma come fare questo tappo? Queste domande non sono per niente banali. Richiedono molta attenzione a chi progetta questi sistemi. Ma lo faranno? Oppure, pur di arrivare prima sul mercato, toglieranno, non metteranno i tappi e noi ci dovremo godere le conseguenze? Il tempo ce lo dirà, però il rischio esiste. E qui arriviamo a un punto che è caro a FSFI. Appunto, come garantiamo le libertà fondamentali del mondo open source? Non è facile rispondere a questa domanda. Perché non è facile? Perché ogni elemento di quelli che vi ho descritto ha le sue problematiche. Le reti neurali poi, diciamo, condividerle con una licenza open source. Però, non essendo codice, bisogna un po' modificare queste licenze per avere un certo tipo di copertura legale. Quindi, vabbè, sono problemi minori, ma esistono. Poi, come fare a garantire la libertà o l'apertura di un dataset? Anche qui, legalmente, è una giungla. Perché certi dataset sono proprietà di certe entità che danno certi tipi di licenze. La GPL per i dataset non c'è, per essere chiari, insomma. Poi cosa c'è ancora? Che non c'è un metodo standardizzato di definire, diciamo, il substrato statistico di base. Ognuno ha il suo modo di descrivere un modello statistico. Anche in matematica è così, non c'è una modalità unica di descriverlo. Questo impatta la comunicazione delle cose, perché è meno efficace. Io sono abituato in uno standard, in un altro, e va a finire che io non leggo le robe fatte in quello standard, ma solo in quell'altro. E anche qui, insomma, è subottimale. Poi c'è il problema che con di condivisione delle risorse. Le intelligenze artificiali, il large language model, quantomeno, sono molto, molto, richiedono un uso di risorse elevato. Quindi questo impatta sulla possibilità, sulla libertà di pasticciare, come dicevamo prima, perché se mi serve una macchina titanica per far girare il modello, ci vogliono tanti soldi e quindi limito di fatto la libertà degli utenti di pasticciarci sopra. Ecco. Ci sono accorgimenti ultimamente da questo punto di vista, però il problema esiste. Il problema è che poi ci sono i soggetti for profit, non solo quelli, giustamente. Io non sono contro FSFI neppure ai soggetti for profit, ma anche loro, giustamente, vogliono tutelare i loro interessi. Come trovare la quadra? FSFI non ha una risposta ufficiale al momento, proprio per
tutta questa serie di motivi e altri ancora che non vi ho detto. Perché è complicato, maledettamente complicato. Esattamente come è complicato che voi pensiate, prima di prendere il contenuto, l'output di una macchina tipo ChatGPT e compagnia. Ci sono molte variabili, mettere d'accordo tutti è tra virgolette quasi impossibile. E non so quando verrà fuori la risposta ufficiale, ma ci vorrà un tempo di gestazione elevato. Voglio concludere, che così abbiamo qualche minuto per gli eventuali interventi, con un bellissimo sostieni FSFI, nel senso che la mia gita qui a Palermo è stata possibile grazie al contributo di FSFI, ed è giusto che anche voi collaboriate a questo tipo di attività, se il mio talk vi è piaciuto, vi è interessato, quantomeno. E sempre tenete a mente questa massima. Usatela pure, liberissimi, anzi io vi invito a utilizzare l'intelligenza artificiale come più vi piace, perché la creatività non ha limiti. State attenti a quello che fate. Questa è sua. Grazie. Bene, ringraziamo il dottor Costa.